Ore 9 del mattino a Alto Adige, Caldaro sulla strada del vino. Accompagnati da un sole radioso, iniziamo il nostro viaggio verso il Passo della Mendola, uno dei più importanti valichi di montagna dell'Euregio, che collega l'Oltre Adige e la Bassa Tesina con la Val di Non in Trentino. Io vi do un caloroso benvenuto alla stazione della funicolare storica che porta da San Antonio a Caldaro sul Passo della Mendola. E così incominciamo insieme un brevissimo viaggio sul passo. La funicolare della Mendola, che parte dalla frazione di Sant'Antonio di Caldaro, fu inaugurata nel 1903 ed era all'epoca la funicolare più ripida dell'Europa continentale e con il tracciato più lungo al mondo. La struttura, pur vantando una lunga storia, è sempre all'altezza del suo compito. Ha avuto l'onore di trasportare passeggeri illustri, tra i quali, nel 1905, l'imperatore Francesco Giuseppe. Attualmente la funicolare della Mendola supera in soli 12 minuti un dislivello di 854 metri e rimane ancora oggi una delle funicolari più ripide dell'Euregio. La funicolare della Mendola è un mezzo di trasporto molto molto amato. Sin dall'inizio della sua costruzione nel lontano 1903, funicolare è stata costruita per motivi turistici, perché allora la Mendola era un centro di cura nella monarchia austro-ungarica. Nell'anno scorso ben oltre 220.000 persone sono state trasportate. Il culmine è sempre nel mese di agosto, fino a 2.000 al giorno. È una struttura amata di tanti turisti e di noi caldaresi e sudtirolesi. Suggestivo non è solo salire con la funicolare, ma anche arrivare al Passo della Mendola, un paradiso per escursionisti e ciclisti, un luogo che affascina per l'incantevole panorama e soprattutto per la sua storia illustre. Verso la fine del XIX secolo era una delle più rinomate e ambite località turistiche delle Alpi, già luogo di soggiorno degli Asburgo. Innanzitutto era importante la costruzione della strada della Mendola nel 1885. A quell'epoca qui c'era l'impero austro-ungarico con Francesco Giuseppe e questa strada è stata veramente costruita solo ai fini militari. Però dopo un anno dopo, nel 1886, la Mendola fu già luogo d'incontro di tutta la nobiltà europea. Tutto questo periodo aureo fu interrotto dalla Prima Guerra Mondiale. Anche tra la gente del posto era radicata l'usanza di trascorrere la cosiddetta villeggiatura contadina alla Mendola durante i caldi mesi estivi, portandosi dietro tutto il bestiame per far ritorno in valle solo a settembre. Oggi i contadini vanno sulla Mendola per avere un po' di fresco d'estate, solo per pochi giorni, perché hanno di là a Caldaro agriturismo e possono andare su solo per sabato, domenica. Anni fa i contadini vanno sulla Mendola per fare il fieno, avevano su i terreni di foraggio e facevano quel lavoro dopo che hanno fatto tutto il lavoro nei campi di là a Caldaro. L'alternativa alla funicolare è la strada statale numero 42 che, salendo serpeggiante con i suoi 15 stretti tornanti, collega l'Alto Adige al Trentino e regala ai viaggiatori una vista mozzafiato sulla Valle dell'Adige e, giunti al passo, una sensazione di infinito. Molte storie e aneddoti potrebbero raccontare il Passo della Mendola, un luogo di collegamento e di incontro che, avvolto da uno scenario naturale senza eguali, penetra nel cuore dei suoi frequentatori conquistandoli con il suo magico fascino. Il nostro breve viaggio con la funicolare della Mendola è già terminato. Grazie che eravate con noi. Un viaggio nel passato, nella storia, ma anche verso il futuro. Se vi è piaciuto, tornate a presto. Statemi bene e auguri.